Ciao a tutti e benvenuti nell'angolo high tech. Oggi andiamo a vedere un oggetto molto particolare, molto legato al mondo PC. Zack! Ed ecco il fan controller della Lamptron FC5V2. Per chi se lo sta chiedendo, anche se ormai penso in pochi perché smanettate un po' tutti quei PC, questo Reobus o fan controller è un dispositivo per la regolazione delle velocità delle ventole all'interno del nostro case. Ma andiamo ad aprirlo che non resisto. Taglierozzo, please. Grazie. Troviamo 4 cavi prolunga per le nostre ventole, un Molex a 4 pin maschio e femmina, 4 cavi con sensori di temperatura, 4 viti per l'installazione del nostro fan controller nel case e anche un mini jumper. E ci troviamo anche un manuale di istruzioni su un foglio A4. E ultimo, ma non per importanza sicuramente, il nostro fan controller col suo schermo, che ora ovviamente è spento, e i 4 regolatori. E la scatola è inesorabilmente vuota. E se ne va. Partirei subito con i sensori di temperatura. Da un lato vanno collegati al nostro fan controller con un collegamento 2 pin, e l'altro lato va adagiato nella zona dove vogliamo misurare la temperatura. In pratica sarà questo pezzettino qua che la misurerà. E i cavi sono lunghi circa 70 cm. Il Molex da 4 pin servirà semplicemente per portare l'alimentazione. In pratica questa è una prolunga, basterebbe portare un Molex direttamente dall'alimentatore all'interno del fan controller. Ma con questo possiamo rendere il collegamento un po' più facile, soprattutto nel momento magari che vogliamo poi, smontare o cose di questo genere. Avendolo un po' più staccato sarà più semplice da togliere per evitare problemi tipo infilare la mano all'interno del bay, eccetera. Vorrei sottolineare una cosa: il colore dei Molex è nero, il cavo di colore nero. Oltre a vedere le guaine termorestringenti o termoretrattili, chiamatela un po' come vi pare, notiamo che il cavo è completamente rivestito in tessuto intrecciato. E questa è una gran bella cosa. Perché dico questo? Perché nella maggior parte dei video dove ho visto questo prodotto prima di acquistarlo, perché magari mi faccio sempre un'idea a video, c'erano i cavi rossi, neri, gialli, proprio quelli brutti, quasi da PC vecchi. E invece ho notato che in questa versione, che poi non è una versione particolare, è semplicemente un FC5V2 come tanti altri che potete trovare nella rete, non ho riscontrato questo problema dei cavi, che poi non era un problema, però esteticamente vedere i cavi gialli, rossi, neri che partono da una parte e finiscono dall'altra non era proprio molto bello esteticamente, era veramente antiestetico, diciamolo. E invece così hanno veramente migliorato la situazione. Ed ecco le 4 prolunghe a 3 pin per le nostre ventole. Anche questo cavo, come il precedente, è completamente rivestito in tessuto intrecciato e hanno una lunghezza di 50 cm. Per le viti non sto neanche a soffermarmi, servono solo per l'installazione nel case. Troviamo anche il mini jumper. Salto su questo argomento perché poi lo vedremo direttamente sul nostro fan controller. Ed ecco il nostro Lamptron FC5V2 in tutta la sua bellezza. Ricordo che è completamente in alluminio e, cosa che mi piace molto, nella parte frontale ha questo effetto spazzolatura orizzontale che è molto bello. Ok, adesso approfondiamo un po' quello che è il nostro fan controller nella parte posteriore. Abbiamo i 4 canali, 1, 2, 3 e 4. Una cosa che contraddistingue questo fan controller sono i 30 watt per canale, e questa è una cosa veramente buona. Molte ventole, tolte quelle ad altissime prestazioni, non arrivano neanche a metà di questa cifra, quindi ne potremmo mettere addirittura 2, anche se io di mio sconsiglio di arrivare al limite per ogni canale. Se due ventole fossero 10 watt l'una e noi ne mettiamo 2 diventano 20, ci potrebbe stare, ma sfiorare i 30 con un 28-29 un po' mi metterebbe ansia, perché non vorrei mai che si surriscaldasse troppo, cosa che magari non accade, però sono quelle mie fisse che io però dico per tranquillità di tutti. In alto a sinistra invece abbiamo i 4 connettori per i sensori di temperatura. Partendo da destra avremo l'1 e finiamo col 4. In questa zona potremo andare a selezionare o i gradi Celsius o quelli Fahrenheit. Ma se jumperiamo entrambi, come in questo caso, o non jumperiamo niente, al posto della temperatura ci verrà monitorato il voltaggio. In questa zona avremo anche l'allarme,
L'allarme ha due modalità di funzionamento. Se sul display stiamo visualizzando le temperature, entrerà in funzione a circa 70 gradi e quindi emetterà questo segnale acustico anche abbastanza fastidioso, e verrà fuori la scritta allarme, perché ovviamente avrà raggiunto questa temperatura che non è bassa. Se stiamo monitorando la tensione, l'allarme si attiva nel momento che raggiungeremo i 6,5 volt e non ci sarà rotazione nella ventola. Un'altra cosa molto importante di questo Rheobus è la retroilluminazione. Avremo la possibilità di scegliere ben 7 colorazioni diverse. Per farlo dovremo giocare sui jumper e sui colori. Dico questo perché, come vedete, c'è questo connettore che si chiama BGR, ma modificando l'ordine delle lettere nella nostra mente ci verrà in mente subito che cosa? L'RGB sta per red, green e blu, quindi vabbè, rosso, verde e blu. Grazie a questi 3 colori potremo andare a ottenere tutti gli altri colori proprio per arrivare a 7, perché qua, come vedete, ne avremmo 3. Mettendo il jumper su la B e basta, otterremo il colore blu, molto semplice. Idem per il green, quindi otterremo il verde, e idem per la R, che ci darà il colore rosso. Se invece jumperiamo blu e green, otteniamo un azzurro, che molti chiamano turchese se vogliamo. Mischiando invece il blu e il red, creeremo il viola. Ponticellando green e red troveremo il giallo, quindi lo yellow, se vi piace di più. Qui è un casino perché dobbiamo fare sia RGB e sia parlare in italiano, ed è un macello. Se invece lasciamo ponticellati tutti quanti, quindi sia il blu che il green che il red, otterremo il bianco. Per la prova utilizzerò una ventola della Corsair, una SP120, quelle High Performance Edition da 4 pin, quindi non da 3 ma da 4, così da provare. Poi una Shark Black Edition, quella un po' carina, dell'Aerocool, da 3 pin. Vediamo che a 2 volte 5 ancora non parte. Aumentiamo ancora un po'. 3 volte 3 inizia a partire molto lentamente. Portandolo al massimo siamo a 2340 rpm. Ora facciamo partire anche la Shark, che arriva fino a 1440. E possiamo andare a regolare veramente bene ogni ventola. Il bello dei fan controller è che comunque possiamo anche regolare orecchio. Quando sentiamo che c'è troppa rumorosità, mentre magari non stiamo facendo niente di particolare, si può abbassare, via. E si può completamente spegnere anche tutto, come vedete. Adesso ho installato il sensore di temperatura dietro la ventola, quindi l'aria che uscirà dalla ventola passerà proprio vicino al sensore, e ho messo ovviamente gradi Celsius. Come vediamo, l'aria fresca che sta passando dove c'è il sensore lo sta raffreddando. Per fare una prova la sto tenendo tra le dita, che non dovrei avere la febbre, però sono sui 37 gradi e ci sta tutto. Ed è molto veloce a calcolare la temperatura, veramente tanto. In questo caso, non avendo inserito il sensore per il canale 2, ci dirà gli RPM ma non la temperatura. Quindi se volete utilizzare la temperatura su un canale, la dovrete utilizzare anche su tutti gli altri. Grazie a questi fan controller potremmo avere un PC molto più silenzioso, soprattutto quando non stiamo facendo nulla, ecco, è quello il punto. Perché mentre giochiamo ma possiamo anche aumentare un po' i giri, ma quando siamo lì che non facciamo nulla è anche bello poter regolare manualmente tutto, quindi sarà più silenzioso quando magari siamo su Facebook, per modo di dire, e possiamo aumentare la portata d'aria nel case quando invece magari giochiamo. Ovviamente di aria fredda ce n'è più bisogno e quindi possiamo aumentare. Questa è una cosa veramente ottima. Che posso dire? L'Amtron è sempre stato sinonimo di qualità e anche questa volta non mi ha deluso, anzi è un oggetto veramente solido. I cavi questa volta sono stati foderati per dare anche un'estetica migliore ed è veramente potente. Per tutti quelli che cercano un fan controller di qualità lo consiglio vivamente. Ha un costo che si aggira dai 45 ai 55 euro ed è veramente un'ottima scelta. Un salutone grande a tutti quanti e alla prossima. Ciao belli!